le margherite bianche, in mezzo una fascia di fiori blu. Un cuore per Adele, per quel compagno di classe che se n'è andato troppo presto, strappato alla vita da un malore improvviso. I compagni di classe del CFP di Fonte non hanno voglia di parlare, sono sotto shock, troppo grande il dolore, troppo difficile da accettare. Grande commozione questa mattina quando i ragazzi si sono ritrovati a scuola dopo le vacanze di Carnevale. Non è facile perché chiaramente nessuno è mai preparato ad affrontare un evento così tragico in un ragazzo così giovane. Ci vorrà molto tempo per metabolizzare. Quello che abbiamo detto ai ragazzi è stiamo uniti. Un cuore di fiori su quel banco che è rimasto vuoto. Sì, è significativo, è emblematico dell'amore che le ragazze e i ragazzi avevano per il loro compagno di classe. È un'iniziativa che è partita da loro. Hanno chiesto se potevano farlo, noi ovviamente li abbiamo incoraggiati. L'ultimo saluto ad Adele sarà sabato alle 11 nella chiesa di Casella d'Asolo. Domani sera alle 19:30 sarà recitato il Santo Rosario. Anche la scuola sarà presente al funerale per stringersi alla famiglia dello sfortunato ragazzo. Io un ragazzo gioioso che di primo impatto aveva, diciamo, un carattere un po' schivo, ma entrando in comunicazione con lui ti apriva il cuore e sapeva donare veramente felicità. Era un elemento carismatico, positivo per la classe.